Bene, ora parliamo di due parole che in qualche modo potrebbero essere anche sinonimi, potenziale e talento. E lo facciamo con due persone che, come direbbe David Letterman, non hanno bisogno di introduzioni. Noi siamo onorati di avere con noi il professor Federico Faggin e il Chief Executive Officer di Limiti, Corrado Passera. E a parlare con loro, benvenuti, Massimo Cerofolini. Benvenuti. Benvenuto. Massimo. Cosa serve per guardare le cose con occhi nuovi? E in che modo capire il passato per riparare il presente e preparare, immaginare un futuro che sia a dimensione d'uomo? Buongiorno, benvenuti in questo segmento di IAB Forum dedicato proprio alla rivoluzione del talento. Quello che faremo, cercheremo di rispondere alle domande di partenza seguendo il metodo di uno scrittore antico, Plutarco, nel suo libro Le vite parallele. Cioè proveremo a accostare due biografie di due protagonisti dei nostri tempi, andando in cerca di quelle risonanze, di quei rimandi che possono darci tracce per capire in modo produttivo e proficuo e fecondo il futuro che tutti noi aspettiamo. Il primo è stato, non lo so, poi ce lo dirà lui, un fisico, un professore, un inventore seriale. Molto di più. Piano piano lo scopriremo poco alla volta. Un imprenditore, anche un esploratore dei lati più reconditi della nostra coscienza. Ed è qui, tra l'altro, anche uno scrittore, perché ha appena pubblicato un libro che si chiama Silicio. Benvenuto a Federico Faggin. Il secondo, mi sono imbarazzato solo a ricordare le cose che tutti sappiamo, però per dovere le ripeto. Allora, sappiamo tutti, innanzitutto è un bocconiano, quindi un economista di partenza, di studio, è un innovatore. Economista no, è un non mi suona. Beh, no, la laurea c'è, quindi comunque è un innovatore, questo le va bene come aggettivo, un innovatore, però è stato professionalmente un grandissimo manager sia nel settore privato che in quello pubblico, poi è stato un servitore dello Stato avendo fatto il ministro, un uomo politico e adesso nella sua ultima avventura è anche un imprenditore con una startup che è già stupenda, di cui già si parla parecchio, che è il Limiti Bank. Allora, già da quello che ho detto si capisce che una cosa in comune ce l'avete, siete tutti e due dotati di questa attitudine alla ripartenza, al ricominciamento, però ci arriveremo tra un attimo, perché ho scoperto, leggendo le vostre biografie, che avete un altro punto in comune. Il primo stipendio, il primo lavoro, l'avete avuto tutte e due da un'azienda che è un po' il simbolo dell'economia, che sa guardare alla qualità di un prodotto, alla bellezza di un prodotto, al rispetto dei suoi lavoratori, al legame proficuo col territorio, ossia la Olivetti, di Adriano Olivetti, di cui proprio l'altro ieri, in prima serata televisiva su Rai 1, abbiamo dato la storia. Allora, comincerei da Federico Faggin. Un ricordo di questo suo primo stipendio, di questo suo primo lavoro, e poi cosa ha portato dei valori di Adriano Olivetti nell'attività che ha fatto negli anni e che, insomma, continua a fare? Ho cominciato a lavorare all'Olivetti quando avevo 18 anni. Mi ero diplomato nell'estate come perito radiotecnico, ero interessato ai computer e ai transistori, che erano tecnologie nuove. E a quel tempo i giovani avevano molte opportunità di lavoro, molte più di oggi, devo dire, e io avevo parecchie offerte e ho scelto l'Olivetti perché sapevo di Adriano Olivetti, delle sue idee innovative in come condurre le aziende, come trattare le persone, eccetera. E sono finito a Borgo Lombardo, in provincia di Milano, dove l'Olivetti aveva un laboratorio di ricerca elettronica e lì ho fatto un corso di addestramento sui computer, sui transistori, sulle nuove tecnologie e poi mi sono trovato a progettare e a costruire un piccolo calcolatore elettronico sperimentale l'anno successivo, nel 61, quando avevo appena compiuto 19 anni, e ho portato a termine questo progetto con quattro tecnici che lavoravano per me, e devo dire che l'esperienza che ho fatto all'Olivetti
è stata fondamentale. E di fatto mi ha portato poi a fare l'università, perché ho deciso di fare fisica, volevo capire come funzionano i transistori, andare a fondo della ragione per cui funzionano, che mi ha portato a capire la meccanica quantistica, che è il fondamento di come funzionano i transistori, e mi ha portato poi a fare le cose che ho fatto negli Stati Uniti, che non avrei mai potuto fare senza quell'esperienza. Quindi per me è stato veramente il primo lavoro che ho amato, e anche che però ho lasciato perché volevo fare ancora di più di quello che era possibile. Quindi mi sono trovato veramente in una posizione di apprezzare l'ambiente che aveva creato Adriano Olivetti, le persone che lavoravano, c'era un grande fervore di innovazione, e quello l'ho sempre portato nelle scuole. Corrado Passera, il suo ricordo del primo lavoro lì a Ivrea? Non 18 anni, ma 22. Ero ancora all'università. Prima di andare in America avevo il sogno di lavorare in Olivetti, ma non solo perché Olivetti era proprio lo stereotipo dell'azienda con la quale dove andare a lavorare, ma perché le mie radici erano lì. Io vengo da un paese che si chiama Vistrorio Canavese, vicinissimo a Ivrea, dove tutto respirava Olivetti, nel senso che la gente continuava a vivere in questi paesi perché l'Olivetti assicurava i trasporti, la gente si costruiva la sua casa perché l'Olivetti ai suoi dipendenti assicurava il finanziamento per costruire la casa, faceva studiare i figli. Ecco, questo senso di azienda che in certi momenti è stata leader nel mondo e comunque aveva tutti i numeri per essere leader nel mondo, ma che nel contempo era parte della sua comunità. Per cui il sogno si è realizzato, perché ho avuto questa offerta di lavorare lì come impiegato di quinta, poi non potevo fare gli straordinari, cosa che mi faceva arrabbiare tantissimo, ma comunque è stato l'inizio. Poi ci sono tornato da amministratore delegato e lì c'è stato il grande poi salto verso le telecomunicazioni, ma probabilmente... Ci arriviamo dopo. Cos'è che le è rimasto di quell'esperienza lì che vorrebbe tradurre adesso nella nuova avventura che lei sta portando avanti con i Limited Bank? Cosa prende di quel mondo lì, di quel mondo di Adriano Olivetti? Beh, momento molto simile dal punto di vista del cambiamento. Perché la seconda volta come amministratore delegato era il momento in cui l'informatica tradizionale praticamente spariva. In Europa poi nessuno degli operatori europei era poi riuscita a rimanere al passo con l'America e poi con l'Asia. L'Olivetti invece aveva avuto il coraggio di fare il salto dall'informatica all'informatica e all'ICT. Il Serino Piola aveva avuto questa intuizione, e questo cambiare le regole del gioco o entrare da protagonista in un nuovo mercato come il Limiti sta cercando di fare nel settore bancario è forse la cosa che accomuna questi due momenti di cambiamento fortissimo. E il cambiamento si può affrontare chiudendo gli occhi, facendo piccole cose o cavalcandolo alla grande. La seconda tappa di questo percorso parallelo la potremmo definire il passaggio dall'elefante alla farfalla, perché 1971 lei, da dipendente di Intel, lavora negli Stati Uniti già da qualche anno, dopo 9 mesi di tentativi tira fuori il primo microprocessore al mondo, vale a dire porta sulla dimensione di un'unghia più potenza di calcolo di quanta ne avesse all'epoca l'ENIAC, che era il più grande calcolatore, grande quanto una stanza. Ecco, anzitutto la scintilla che le ha fatto pensare di poter portare tutta quella roba lì in una dimensione infinitamente piccola, e poi cosa significa oggi per lei alleggerire, togliere pesantezza alla vita? Allora, dopo l'esperienza Olivetti e dopo aver conseguito la laurea in fisica all'Università di Padova, ho lavorato un paio di anni in Italia. L'ultimo lavoro era la SGS Fairchild, una ditta che aveva in parte finanziamento dalla Fairchild Semiconductor, che era la ditta che ha creato i circuiti integrati. Io sono finito in California, lì in Palo Alto, dove c'erano i laboratori di ricerca della Fairchild, e lì ho sviluppato la tecnologia MOS con la porta di silicio, che è stata la tecnologia che ha permesso di fare tutti i pezzi mancanti
per un computer in un solo chip. Quindi questa tecnologia ha permesso di fare transistori che erano 5 volte più veloci, erano affidabili, avevano una corrente di dispersione da 100 a 1000 volte più bassa dei transistori precedenti e occupavano metà dello spazio dei transistori di prima. E quindi con queste caratteristiche, le memorie dinamiche RAM, le memorie non volatili, CCD e il microprocessore diventavano possibili. Ecco, ho lasciato la Fairchild che, malgrado questa tecnologia, era lenta a adottarla, ho lasciato la Fairchild per raggiungere l'Intel, che aveva preso questa tecnologia della Fairchild, se l'era resa propria e aveva questa tecnologia per fare memorie dinamiche RAM a quel tempo e memorie non volatili. E lì ho sviluppato il primo microprocessore che è stato reso possibile da questa tecnologia. Il primo microprocessore, il 4004, era in un chip molto, molto piccolo in confronto a quelli di oggi e aveva anche caratteristiche che sono, oggi uno ci riderebbe dietro, un ciclo di istruzione di 11 microsecondi, se glielo diciamo a un ragazzo si mette a ridere, no? Perché oggi il ciclo di istruzione è di un nanosecondo, però allora era quello che si poteva fare. E poi alla Intel ho anche immaginato e creato il primo microprocessore ad alte prestazioni, che era l'8080, che funzionava a 2 microsecondi per istruzione, quello che ha aperto tutto il mercato. E oggi che cos'è per lei la leggerezza, quella intuizione che ebbe allora? Beh, la leggerezza è nella mente. Ha tolto l'ultimo residuo di materia, adesso si è concentrato su qualcosa. La leggerezza della mente, perché è quella che trova modi nuovi di vedere. E ci arriviamo tra un attimo a questo suo prossimo passaggio, perché prima 1998, quando stava per fare una cosa che ha fatto adesso l'anno scorso, una prima banca online ante litera, riceve una telefonata e il Presidente della Repubblica, Ciampi, gli dice: c'è da salvare le Poste, ci sono da salvare 200.000 persone. E lei accetta l'incarico, tutti conosciamo le Poste come un carrozzone inefficiente, pieno di nepotismo. Lei nel giro di pochi mesi nei giornali titolano Miracolo alle Poste e rende le Poste un'azienda moderna, efficiente, e quando poi se ne va, i dipendenti le tributano 12 minuti d'applauso. Anzitutto, qual è stata la ricetta? E visto che oggi sui giornali c'è la storia dell'Italia, ci sono tante grandi organizzazioni pubbliche che ancora cercano la loro strada, cosa possiamo portare di quell'esperienza lì nei problemi di oggi? Ciampi era ministro del Tesoro. Ma questo non è la correzione importante. La correzione importante è che non ci sono voluti pochi mesi, ci sono voluti alcuni anni, perché poi tutte le cose complesse. Rispetto all'eternità sono sempre poche. Rispetto all'eternità è comunque veloce. Quella è stata un'esperienza sia professionale che umana pazzesca, perché le Poste, molti di voi non se lo possono neanche ricordare, alla fine degli anni 90 erano la metafora negativa del paese. Quando uno voleva dire qualcosa che non funziona, usava le Poste. E quindi era una sfida tutta incerta, se possibile, da vincere o meno, perché così era. Ecco, in pochi anni queste 200.000 persone, che se gli mettete i familiari stiamo parlando di 1 milione di italiani, hanno fatto il miracolo, nel senso che hanno dimostrato che da ultimi in classifica dal punto di vista dell'efficienza si poteva diventare uno dei primi, anche dal punto di vista economico. E questa cosa è successa perché l'abbiamo fatta insieme, perché c'era un sogno bello, fattibile, c'era una serie di cose che potevano essere risolte, la Posta era complessa, ma non perché fosse complessa di per sé, ma perché era eterodiretta, perché tutti la volevano utilizzare, perché non c'erano gli strumenti per farla funzionare. E una volta capito che c'era quel potenziale, ci siamo messi tutti insieme, azienda, sindacato, le vari pezzi, grande rispetto da parte della politica, perché effettivamente la copertura che ci aveva dato Ciampi e anche Prodi come Presidente del Consiglio è stata poi la cosa fondamentale. La formula? Persone, decine di milioni di giornate di formazione, perché c'era da aggiungere della competenza,
e tecnologia, enormi investimenti in tecnologia, la più grande rete informatica, la più grande rete logistica, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, la combinazione delle due cose con la sensazione che stavamo facendo una cosa che avrebbe fatto bene non solo a noi ma anche al paese, era una cosa importante, era una cosa simbolica in cui i sacrifici e i benefici venivano equamente suddivisi, ecco, ha permesso in 5 anni di fare una cosa che dimostra che non è vero che nel grande mondo pubblico italiano bisogna prendere le cose come stanno. C'è una riserva di servizio, di qualità, di risparmi, ma fatemi dire di dignità, perché alla fine i postali, i postini, noi postini volevamo dimostrare che, non, che avevamo la dignità del nostro lavoro e che quindi queste cose anche in Italia possono essere fatte. Terzo passaggio di questo slalom in parallelo, vorrei cominciarlo da una frase del poeta Rilke che diceva che le cose, gli oggetti aspettano il nostro sguardo per prendere un significato e l'oggetto che vi accomuna è quello che tutti abbiamo in tasca e che simboleggia la nostra era, il telefonino. Federico Fagine, alla fine degli anni Ottanta lei inventa in successione una serie di cose, si dimette da Intel, diventa imprenditore, crea, tanto così per buttare lì, il primo telefonino che trasmette dati, ma poi crea anche il primo touchpad che sostituisce un po' il mouse, che conosciamo tutti, ma soprattutto il primo touchscreen, quel gesto iconico con cui tutti noi abbiamo mai dimenticato la tastiera e ti picchettiamo sul cellulare dalla mattina alla sera. La prima domanda è come le è venuto in mente, prima di tutto, perché è stata una storia molto travagliata, non capita all'inizio perché era molto in anticipo sui tempi, e poi si aspettava che di tutti noi ne avessimo fatto quest'uso a volte un po' distorto della sua invenzione. Allora, dopo tutte queste peripezie, devo dire un attimo perché ho dovuto diventare un imprenditore, perché io quando avevo 30 anni non pensavo di avere nessun osso da imprenditore, cioè la mia realtà era veramente puramente tecnica, ma ho deciso di creare la mia prima azienda, la Zilog, in Italia la chiamate Zilog, dove ho sviluppato la Z80, il microprocessore che ha avuto moltissimo successo, la Z8, perché l'Intel non si muoveva abbastanza in fretta, cioè non aveva ancora abbracciato il microprocessore come il futuro. E fatto sta che l'80-80 che ho descritto prima ho dovuto aspettare 9 mesi prima che mi dessero il permesso di farla. Quindi l'imprenditoria è diventata un modo nuovo per conoscere me stesso, per sviluppare me stesso e per portare nuove idee sul mercato. Alla Synaptics, la mia terza ditta, io volevo fare dei computer che imparavano da soli usando le reti neurali, che allora gli addetti ai lavori, gli esperti di intelligenza artificiale, consideravano una cattiva idea. Di fatto le reti neurali sono quelle che hanno risolto i problemi difficili dell'intelligenza artificiale, che da 5-10 anni sta esplodendo. Comunque a quel tempo era troppo presto per le reti neurali e ho deciso di fare qualche prodotto, un prodotto nuovo. Insieme ai miei ragazzi abbiamo creato i touchpad e i touchscreen, parliamo del 92, e i touchpad sono stati utilizzati subito nei computer portatili, quelli che si chiamavano laptop a quel tempo, e però i touchscreen rimanevano lì perché non c'era ancora un'applicazione. Verso il 2000 mi sono reso conto che qui si poteva fare qualcosa e allora ho creato questo gruppo che ha creato un prodotto che si poteva vedere come si poteva applicare per i telefonini, e andavamo in giro alla Nokia, alla Motorola, alla RIM, facendo vedere che si poteva fare un telefonino molto più intelligente usando il touchscreen. Nessuno li voleva. Assolutamente, anzi ci ridevano dietro. Siamo arrivati alla Apple ha visto il touchscreen, Steve Jobs lo voleva, ma voleva l'esclusiva. Noi non gliel'abbiamo data, loro se lo sono fatto da soli, e qualche anno dopo è uscito l'iPhone che, come sappiamo tutti, ha cambiato veramente il mondo dei telefoni. A quel tempo le ditte che hanno rifiutato il touchscreen oggi non esistono più.
come produttori di telefonini. La Nokia non produce più telefonini, la Motorola lo stesso, la RIM lo stesso. Quindi questo dimostra come un'idea così banale, ma che è empowering, che permette di fare delle cose che non si potevano fare prima, possa cambiare veramente la fisionomia di un ecosistema. Ma anche comportamenti sociali, l'aveva previsti queste, no, non avevo questi esiti così non li avevo badenti nelle nostre vite? No, di fatto non è, uno sviluppo che entra sul treno, la metropolitana, tutti tanto. Stanno lì a usare questa sua invenzione. Esatto, soprattutto i giovani che perdono, secondo me, troppo tempo col telefonino e che cominciano a pensare che la realtà virtuale del telefonino sia la realtà. E questo è un problema grosso, secondo me, che va affrontato perché porta alla meccanizzazione anche del nostro concetto di chi siamo. E questo è fondamentale. Corrado Passera, 1992, lei è co-amministratore delegato del gruppo Olivetti e crea quella che al momento è la più grande startup che è mai stata fatta in Italia e dà vita a una delle poche vere liberalizzazioni che ci sono state nel nostro paese. Inventa Omnitel, che poi sarebbe diventata Vodafone, e Infostrada, che poi sarebbe diventata Wind. Anzitutto anche a lei la domanda, com'è andata e come la domanda si aspettava poi che il telefonino sarebbe diventato così centrale nella vita di tutti noi quando ha dato vita a questa operazione? Allora, premesso che non l'ho inventato io, ma come ho detto prima l'ha inventato la sua squadra, ovviamente, certo. E che si era fatta una squadra pazzesca, che poi ha fatto Omnitel, Infostrada, c'erano Scaglia, c'era Colao, c'erano persone veramente super. Ecco, quello è proprio l'esempio di come con coraggio si possa cavalcare un momento di innovazione drastica e modificarsi completamente. Omnitel, che poi diventa Mannesmann, poi diventa Vodafone, è quella che voi conoscete, ma pure Infostrada, eccetera. Ecco, lo dico perché se c'è una proprio allora, un ricordo forte era quello che questa innovazione era quella che avrebbe salvato la nostra azienda, cioè era il nostro se ce la facciamo salviamo l'Olivetti, se non ce la facciamo l'Olivetti non ci sarà più. Ma subito dopo c'è il rincrescimento per quello che è stato fatto. Parlandone l'altro giorno si diceva cosa avresti fatto, cosa bisognava fare di diverso. Certamente creare Omnitel e Infostrada sicuramente sì. Il sogno, che poi non è stato realizzato, era fare attraverso di queste due grandissime innovazioni di Olivetti la nuova technology company, la nuova ICT company, sia europea, sia italiana che europea. Purtroppo gli azionisti decisero di vendere, fare cassa, comprare l'incumbent, comprare Telecom e quindi, come dire, giocare a utilizzare l'esistente, un po' il passato invece dello sfidare il futuro creando valore e giocandosela fino in fondo. Quindi questo proprio è stato il rincrescimento di chi ha visto quello che è successo dopo il mio passaggio in Olivetti. Che il telefonino sarebbe diventato questa specie di terzo braccio o secondo cervello, chiaramente non si poteva immaginare, né possiamo immaginare quello che succederà. Però ecco, quando succede un cambio di quel tipo lì, cavalcarlo fino in fondo. L'altro passaggio della nostra avventura è quello che potremmo dire con un termine americano give back, restituire alla società ciò che la società ci ha dato in termini di prestigio, anche di ricchezza economica. Nel 2011, anno significativo perché è lo stesso anno che vi accomuna in questa scelta, lei, Federico Faggin, fonda con sua moglie Elvia la fondazione per a cominciare gli studi sulla coscienza, a capire che cos'è la coscienza, da dove nasce, da dove origina e che natura ha. Una cosa che insomma fino a quel momento era appartenuta ai filosofi, agli spirituali, e che invece lei, che è il papà di tutte le tecnologie più moderne, decide di accettare come sfida. Ci racconti un po' questo paradosso? Beh, per me non è un paradosso. Quando lavoravo alla Synaptics, a un certo punto mi sono chiesto, ma questi libri di neuroscienza che io sto studiando parlano di segnali elettrici, di segnali biochimici, e non parlano mai di coscienza. Ma noi quando guardiamo una scena, quando sentiamo musica, quando gustiamo la cioccolata,
abbiamo sensazioni, sentimenti, sapore, odore. Questo sapore, questo odore non può essere prodotto da segnali elettrici o segnali biochimici. Ci deve essere qualcosa che ci fa provare sensazioni e sentimenti e che non può essere segnali elettrici. E parlavo con scienziati, neuroscienziati, dicevano sì sì, ma è ovvio che il cervello produce la coscienza in qualche modo, ma ce lo figureremo. Cioè come se fosse un problema da quattro soldi, come se fosse qualcosa che si sarebbe risolto, basta pensarci quattro ore e si risolve. E io a quel punto mi sono messo a cercare di capire come avrei potuto fare un computer consapevole, visto che mi parlavano di consapevolezza come una proprietà della materia. E più ci penso, più impossibile la cosa è. E allora mi sono messo a studiare. A quel punto poi non ero anche molto felice, questo non c'è tempo da raccontare, ma quindi ero anche una condizione personale di insoddisfazione, e ho avuto delle esperienze straordinarie di consapevolezza che mi hanno fatto vedere che la realtà è molto più ricca di quello che pensavo. E quindi mi sono messo a studiare questo argomento con molta intensità per circa 20 anni, parlo di 30 anni fa quando ho cominciato, e sono arrivato al punto, dopo 20 anni, di capire che la consapevolezza non può essere prodotta dalla materia, che la consapevolezza deve essere una proprietà fondamentale della natura che esiste già all'inizio dell'universo, esattamente come le caratteristiche elettriche e magnetiche che noi osserviamo nella realtà devono far parte dei campi quantistici di cui tutto è fatto. Quindi io sono arrivato a questa conclusione e ho creato questa fondazione per portare avanti, avanzare la conoscenza di questa caratteristica fondamentale che ci rende umani, è quello che ci differenzia dalle macchine. Come si può buttare lì come se fosse poco quello che dà significato e soddisfazione e gioia e anche dolore nella nostra vita? Dottor Passero, vuole aggiungere qualcosa? No, questo merita un'attenzione fortissima, non solo per l'esperienza di uno scienziato che ha addirittura l'ambizione di arrivare alla fisica della coscienza, ma poi l'umiltà dello scienziato colto che dice qui c'è un passo non superabile, non affrontabile con i meccanismi della fisica, e ci dice qualcosa che noi non stiamo dicendo abbastanza bene a scuola, ai nostri figli, ecco, che c'è un livello di coscienza, di spirito critico che dobbiamo sviluppare, perché sennò diventiamo prodotti noi stessi. Quando ti regalano i servizi è perché tu sei il prodotto. Quando ti vogliono uniformare, ti vogliono far fare tutti più o meno le stesse cose, è perché ti vogliono spegnere quella cosa che lui chiama coscienza, consapevolezza, e che è l'unica cosa che poi ci differenzia e ci permette di essere liberi e va sviluppata con curiosità, con interdisciplinarietà, perché poi fa parte della creatività, fa parte della sensibilità. Difficilmente la specializzazione o l'uniformità ti permette di sviluppare questa potenza che poi ti permette di essere libero. E questa stessa attitudine è quella che noi dovremmo avere, perché poi è una sfida culturale in tutto, anche in campo economico. Chiaro che libero mercato sì, ma basta con i dogmi del il mercato ha sempre ragione, il mercato si autoregola, ecco, tutte quelle cose che un po', oppure quella cosa paradossale su cui un po' tutti siamo stati educati, del ognuno persegua il suo interesse perché la combinazione degli interessi porta al bene comune. Non è vero, il bene comune è una responsabilità condivisa che è un altro livello, non è soltanto le greediness che mettendosi insieme producono i beni, beni comuni. Quindi l'ultimo capitolo, quasi illeggibile, del libro Silicio, bellissimo, di Federico Faggin, va letto proprio per fermare queste cose, che ci porta peraltro poi anche a ragionare
più largo ancora, perché è un tema poi anche di valori. Noi stiamo polarizzando le nostre società, mettendo dei valori che dovrebbero andare insieme, che invece vengono esasperati estremisticamente. Uguaglianza e libertà, ma perché non devono essere combinati? Identità locale e apertura al mondo, piuttosto che merito e solidarietà. Queste sono cose che dico perché con l'attitudine di Faggin, che ha dimostrato a livello pazzesco, a livello scientifico, ecco, noi dovremmo un po' affrontare con maggiore equilibrio i problemi di medio-lungo periodo che abbiamo davanti a noi. Tra l'altro, in pratica, mentre Faggin apriva la fondazione, lei nel 2011 si spogliava di questo ruolo a comando del colosso come Banca Intesa e si metteva al servizio del Paese facendo il ministro delle infrastrutture e dell'innovazione. Tra l'altro ha fatto anche questa apprezzatissima legge sulle start-up. E volevo chiederle appunto se ci può essere un'innovazione che non riguarda soltanto la tecnologia ma riguarda anche il modo proprio di fare politica. Qual è secondo lei il cuore di questo tipo di innovazione? Beh, un po' quello che dicevo alla fine, cioè se noi vogliamo affrontare i problemi di lunghissimo termine che vanno dall'invecchiamento, che vanno dall'innovazione, che vanno all'ecologia, all'ambiente, eccetera, ecco, e soprattutto la tenuta della comunità, della società, dobbiamo riuscire a mettere insieme quei valori che dicevo prima, libertà, uguaglianza, piuttosto che merito e solidarietà. Ecco, la legge sulle start-up è stato un esempio del si può. Cioè l'Italia era un paese contro l'innovazione, contro la startup, perché applicava le leggi delle mega aziende a delle piccole nuove iniziative che ovviamente non potevano sopportarle. Ecco, allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso una dozzina di persone, ho preso una dozzina di persone bravissime, ho detto prendete nel mondo il meglio che c'è in questo campo, portatelo indietro. L'hanno fatto, sono arrivati un giorno e mi hanno detto ma signor Ministro qui c'è tutto, ma basterebbe la metà di quello che abbiamo trovato per fare dell'Italia un paese vicino all'innovazione, alle nuove aziende. Ho detto perché metà? Abbiamo realizzato tutto, il Parlamento l'ha votato al 100%, mostrato bene, spiegato bene, ma modificare contemporaneamente la legge fiscale, la legge della giustizia del lavoro, la giustizia fallimentare, tutto... Si può. Si può, ne sono nate 10.500 aziende, 500.000 persone che ci lavorano dietro, ma anche questo è stato un po' un'altra dimostrazione del in Italia si può, insomma. 10.501 adesso con i Limiti Bank, quindi siamo... Il Limiti è una startup, era un'idea un anno fa, siamo andati con la borsetta in giro, abbiamo raccolto 600 milioni, dopo ci hanno dato le autorizzazioni, abbiamo assunto 400 persone bravissime da 145 aziende diverse. Siamo in chiusura vi chiedo una domanda veramente flash, un tweet di risposta per salutarci. Abbiamo visto che avete cambiato tantissime volte la vostra vita, avete giocato un secondo tempo, un terzo, un quarto e un quinto, però immagino che dietro ogni momento di passaggio ognuno di voi due ha avuto uno sguardo che gli ha dato quella forza di buttarsi, di superare le paure. Federico Faggini, qual è stato il suo sguardo? Mia moglie, ovviamente. No, sul serio, mia moglie che... Senza veramente il supporto, lo sguardo che incita, lo sguardo che anche che rimprovera, è lo sguardo che ama, non sarei dove sono. Grazie Elvia. Corrado Passera, gli ha bruciato la risposta. Lo so. Mi ha rubato la risposta, ma diciamo che nei primi anni di vita lo sguardo che diceva giusto o sbagliato, vai non vai, era quello di mio padre. Negli ultimi 20 anni, da quando Giovanna è nella mia vita, è la stessa cosa di Faggin. Grazie allora. Io vi ricordo che Federico Faggin è a disposizione dalle 2 alle 3 per firmare le copie del suo libro Il Silicio. Abbiamo scoperto che con il coraggio, la creatività, la visione possiamo veramente affrontare il futuro con serenità. E che altro dire? Non soltanto la pancia, non soltanto il cuore, non soltanto la testa, ma l'impasto di tutte queste dimensioni che ci rendono umani. L'impasto di queste tre cose, cuore, pancia e testa. Insieme. Grazie a Federico Faggin, grazie a Corrado Passera, grazie a tutti voi.